Grazie dell'invito perché al di là della partecipazione al webinar, diciamo, è un tema a cui io veramente credo e la capacità amministrativa, formazione di capacità amministrativa e la formazione in questo settore, quindi della partecipazione delle regioni alla fase, io mi concentrerò sulla fase ascendente del processo decisionale europeo, è sicuramente qualcosa che mi sta a cuore. Che mi sta a cuore da un lato perché tanti anni fa, subito dopo la laurea, io ho fatto un breve stage al Parlamento europeo e poi, come è stato ricordato poco fa, per 9 anni circa ho diretto l'ufficio della Regione Puglia a Bruxelles e poi da un annetto e qualche mese sono al Ministero dello Sviluppo Economico, come vedete qui sulla slide, in qualità di dirigente della Divisione 5 del Segretariato Generale, che si occupa appositamente di rapporti con l'Unione Europea e di affari internazionali. Noi di fatto analizziamo le novità che la Commissione europea propone agli Stati membri, le filtriamo in parte assieme al nostro ufficio legislativo, all'ufficio di gabinetto e poi successivamente vediamo quali sono gli interessi del Ministero in relazione ai singoli provvedimenti. Io vorrei subito entrare quindi con voi nelle mie slide, ecco qui ci siamo, e quindi assieme ripercorrere o percorrere un attimo l'indice della presentazione odierna. Innanzitutto una brevissima riflessione su quale sia il ruolo delle regioni nell'Unione Europea di oggi, del 2020. Può sembrare un qualcosa di scontato, di superato, probabilmente da quella che è la mia quello che è il mio osservatorio, che è un osservatorio che è stato molti anni fa provinciale, un po' un anno fa, fino a un anno fa regionale, e attualmente è un osservatorio nazionale, ministeriale. Io peraltro sono per esempio il referente del Ministero dello Sviluppo Economico nel CTV, Comitato Tecnico di Valutazione degli Atti dell'UE, di cui il precedente relatore che ha parlato di 234 vi ha sicuramente illustrato le funzioni, quindi diciamo io riesco a vedere un po' anche sia la prospettiva regionale che quella nazionale. Devo dire che nel tempo qualche mia convinzione l'ho anche cambiata, quindi il punto uno. Il punto due, ecco, essenziale per quanto mi riguarda potervi dare una panoramica e offrirvi quindi una panoramica delle priorità politiche della Commissione europea per questo mandato politico, quindi i prossimi 5 anni, oltre che dei dossier principali in discussione, perché questo è essenziale per identificare quali sono gli interessi poi della regione, in questo caso della regione Sicilia, ma varrebbe allo stesso modo per qualunque altro ministero o qualunque altro soggetto che si voglia cimentare in un'azione di influenza in ambito europeo. Poi, punto 3, vedremo come, anche tramite un caso pratico e poi tramite una metodologia, e come, questa è la mia ricetta, ci sono alcuni dati che sono oggettivi, ve li presenterò, altri dati o altre cose che vi presento sono la mia ricetta. Io non sono bravo, ecco, in cucina, sono un po' più bravo, probabilmente, almeno penso di aver sviluppato un po' di esperienza nella promozione degli interessi che siano regionali o nazionali in ambito europeo. Quindi, ripeto, ci sono alcuni elementi che sono oggettivi, altri che sono l'impostazione che io do alla tematica. Chiaramente su questo poi e su tutto quello che vi dirò, se ci sono domande, dubbi o commenti, sono disponibile a interagire con voi. È chiaro che per agire a livello europeo, punto 4, c'è una precondizione inevitabilmente di conoscere, ora non dico a menadito perché è un po' complesso, e anche noi che ci siamo da molti anni, che lavoriamo sul processo decisionale europeo, non riusciamo a conoscerlo a menadito. Ma ci vuole, come ha detto anche Mimmo De Caro prima, una buona conoscenza del processo decisionale europeo, che è molto complesso e che pertanto io avrò modo poi di illustrare in modo, diciamo, nelle linee essenziali. E quindi dove sono, cosa possono fare e quali sono gli strumenti che le regioni hanno a disposizione per interagire in fase ascendente al processo decisionale europeo? E quindi qui siamo al punto 5. Se avremo tempo, i punti 6 e 7, in cui il 6 è un invito, ecco, che io mutuo dal cardinale Richelieu, quindi siamo al XVII secolo, alla negoziazione continua e anche a giocare d'anticipo.
E poi punto 7, se non rimarrà tempo, io sarà una sola slide quella che io vi lascio, che di fatto è una to-do list, cioè se io identifico un interesse regionale, in questo caso, ad agire in un settore, quali sono gli step che devo mettere in essere? E quindi un po' una ricapitolazione di tutto quello che in questi... vedo qui il cronometro, 70-60 minuti io avrò provato a illustrarvi sperando di essere chiaro. E quindi ecco, questa prima riflessione è veramente molto in breve. Noi sappiamo bene, voi sapete bene, che le regioni sono, diciamo, si sono affermate progressivamente nel processo di integrazione europea, hanno quindi rafforzato il loro ruolo, in particolare con la costituzione della politica regionale, la politica di coesione, con la nascita del Comitato delle Regioni. Ricordiamo che, per esempio, l'Atto Unico Europeo è uno dei momenti importanti in questo senso. E ancora di più, perché non è oggetto, quindi vado rapidamente perché non è oggetto dell'intervento di oggi, è il Trattato di Lisbona, il più recente che abbiamo, rafforza notevolmente il ruolo delle regioni, si pensi ai poteri del Comitato, si pensi delle regioni, si pensi anche all'intervento del Comitato delle Regioni con dei pareri in una serie di materie più ampie rispetto a prima. E soprattutto l'ampliamento della cosiddetta procedura di codecisione, che poi noi vedremo, e che ora prendetela un po' con le pinze, è una delle modalità in cui le regioni possono intervenire più facilmente, perché sulle procedure speciali è un po' più difficile, per quello che vedremo di qui poi a qualche minuto. E per ovvero, io poi invito magari a riflettere su questo, a commentare. Che sempre di più noi negli ultimi anni vediamo un rafforzamento del metodo intergovernamentale. Perché se pensate, per esempio, a quello che accadrà tra qualche giorno al prossimo Consiglio europeo, quello che è accaduto in precedenza, diciamo, il ruolo del Consiglio europeo, quindi i capi di Stato e di Governo, diventa sempre più rilevante, perché il Consiglio europeo dà gli indirizzi. L'Unione, perché il Consiglio, ora io sto parlando di Consiglio europeo, quindi capi di Stato e di Governo, ma poi in generale il Consiglio dell'Unione europea, quindi diciamo i rappresentanti dei singoli governi e quindi non del Parlamento, il Consiglio dei Ministri in generale ha un ruolo rilevante, per esempio, nell'adozione del budget pluriennale, in tutto il ciclo del semestre europeo. Quindi da una serie di indizi noi possiamo giungere a dire che sempre di più nel modello decisionale europeo il metodo intergovernamentale sulle scelte di alto livello è rilevante. E allora qui c'è una domanda che io mi pongo e vi pongo. Questo può essere un rischio per il sistema regionale europeo? Per me, ecco, la domanda è retorica, perché il rischio esiste, e poi magari vedremo perché se ci sarà tempo. E allora come che azioni mettere in essere per provare a ribadire l'importanza di un intervento pieno delle regioni nel processo decisionale europeo e quindi, come diceva Mimmo De Caro, non solo poi nella gestione delle risorse che possono essere da un lato i fondi SIE, ma anche quelle del programma di sviluppo rurale o il programma per la pesca, anche se lì le regioni sono un organismo intermedio. Quindi, come poter intervenire? Io direi che tra poco è stata rinviata per il Covid, ma tra poco parte questa che è la conferenza sul futuro dell'Unione Europea 2020-2022, che il futuro dell'Unione sarà post 2025, però la conferenza dovrebbe durare fino al 2022. E lì, sebbene ancora non ci sia accordo tra i vari decisori europei su come dovrà essere configurata, a mio avviso le regioni, meglio se associate, dovranno far presente che nel nuovo modello di Unione Europea che si vuole andare a costruire, la dimensione regionale è indispensabile. Ora, entrando un po' più nel vivo della presentazione, io penso che prima di definire come una regione possa interagire a livello europeo in fase ascendente, sia necessario, analizzare quali sono i grandi dossier su cui la Commissione, si sta impegnando, diciamo, da un lato nel mandato politico di Ursula von der Leyen,
Quindi qui vedete nella slide il framework temporale 2019-2024. E poi nelle successive slide vedremo il programma di lavoro per il solo anno 2020, perché qui nelle prime slide abbiamo più un tema di policy, quando andiamo sul programma di lavoro andiamo su iniziative specifiche, che possano essere legislative o non legislative. Quindi se queste sono note, io direi, immagino che sono note, però non è mai male riepilogarle, perché per quanto sono note, esse si compongono di così tanti rivoli, perché un'iniziativa, prendiamone una, per esempio il Green Deal. Il Green Deal, noi sappiamo, ha un obiettivo evidente, che è quello di raggiungere la neutralità climatica al 2050. Non significa che non si dovrà più emettere nulla, ma che si potrà emettere, bisognerà anche compensare, quindi assorbire. Quindi noi avremo sotto a questo cappello del Green Deal tutta una serie di iniziative settoriali che poi vediamo in prossime slide e che non sono solo 2020, vanno fino alla fine del mandato, o quantomeno fino alla fine del mandato von der Leyen, legate alla transizione climatica, energetica, economica e sociale. Secondo macro tema, sempre più importante, infrastrutture digitali ed economia digitale. Qui chiaramente c'è tutto il tema dell'economia dei dati, che è un grande, prendiamo un tema, una parola un po', diciamo, tecnica, pallino, una grande priorità, la parola tecnica è priorità del commissario Breton. L'economia dei dati è stata portata all'honneur da Breton, ma c'è tutto il tema dell'intelligenza artificiale, quindi abbiamo e delle infrastrutture, banda ultralarga, 5G, chissà, in futuro anche 6G. Quindi grande contenitore, poi vediamo come si arriva poi a iniziative specifiche. Io della terza priorità, l'economia che lavora per le persone, ho identificato solo, ci sono tante sottoiniziative, ne ho identificate due che mi sembravano più rilevanti, strategia industriale per le PMI. E io qui vi ricordo che c'è anche la bioeconomia, oltre che l'economia circolare, che fanno parte di questa terza di sei priorità. Diciamo, non sorvolerei un po' su proteggere lo stile di vita europeo e un'Europa più forte nel mondo, che comunque, almeno per quanto riguarda il Ministero dello Sviluppo Economico, la quinta ci interessa molto, ma andrei sulla sesta, sebbene in sintesi, perché qui noi troviamo la conferenza sul futuro dell'Europa. Troviamo grandi temi di impatto per tutti i cittadini, come per esempio l'assegnazione di potere di iniziativa legislativa. Questa è una proposta, chiaramente, al Parlamento europeo, che è una delle grandi mancanze della costruzione del processo decisionale europeo. Se vedete qui in rosso, in basso, programma VDL allegato, significa che io ho inviato al format dei documenti che voi potrete analizzare con più calma, non sono da presentare durante qui il nostro webinar, però ci sono dei documenti di approfondimento, in particolare in questo caso sono le priorità politiche di Ursula von der Leyen presentate a luglio 2019, quando lei viene eletta poi in Parlamento e poi collegio confermata a dicembre 2019. Andando avanti, ecco, le sei aree di von der Leyen, le priorità, poi due grandi dossier trasversali. Ne sentite parlare anche oggi dai giornali, io ho ascoltato quello delle 13:30, ne hanno riparlato, ne parlano ogni giorno. Chiaramente abbiamo due grandi dossier trasversali che sono legati alle risorse, perché le priorità legate dalle risorse hanno gambe corte. Quindi è necessario, la Commissione ha già il quadro finanziario pluriennale, una proposta del 2018, quindi il budget pluriannuale settennale dell'Unione, da cui poi derivano tutte le voci di spesa dell'Unione. Quindi c'è un grande dossier che è ancora in negoziato, il quadro finanziario pluriennale 21-27. E dopo la crisi del Covid, per assicurare la ripresa economica, un altro grande dossier associato che va al Consiglio europeo di luglio, che è Next Generation EU. Quindi qui nei link sotto nella stessa slide potete vedere anche tutta una serie di approfondimenti. Io ho indicato la comunicazione della Commissione, la 456 del 27 maggio, che dà un quadro di entrambi, cioè di come la Commissione rivede le sue idee post-Covid e alla fine, secondo la proposta della Commissione, in attesa del negoziato,
propone di stanziare 1.800 miliardi su diciamo 7 anni per il QFP e 4 anni e qualcosa per il Next Generation. Ora, io non penso che noi riusciamo, salvo che poi non ci siano domande dopo, vostre domande, a illustrare quali sono le novità, e chiaramente questo dovrebbe essere, ecco, a mio avviso, uno dei grandi temi di attenzione, non solo lo è dei ministeri, ma dovrebbe e potrebbe esserlo anche per le regioni. Bene, venendo ora al solo anno 2020, sempre il 27 di maggio, e sempre nei link che vi ho indicato prima, ma questo l'ho messo anche a disposizione, la Commissione rivede il suo programma di lavoro, che è uno strumento di cui probabilmente vi ha già annunciato Roberto Biasini nel precedente incontro, e su cui probabilmente ritornerà anche il collega Corvace nel prossimo incontro, su cui mi soffermo di meno. Però perché l'ho voluto mostrare? Perché qui, diciamo, ecco, di regola un processo regionale che simile per voi la legge 10, noi in Puglia ne avevamo un'altra, che si rifanno comunque al 234, parte sempre dal programma di lavoro. Solitamente il programma di lavoro c'è, cioè, in ottobre e novembre. In quest'anno, per un caso specifico, cioè il Covid, e la necessità di adattarlo al post-Covid è uscito il 27 di maggio. Quindi è ora, in questo momento, che il DPE e gli altri uffici dei vari ministeri stanno iniziando ad analizzare nel dettaglio cosa significa Green Deal. Cosa significa agenda digitale per l'anno 2020? E quindi in questa prima slide, per esempio, io ho voluto inserire la declinazione del 2020 del Green Deal. Per esempio, devo andare per esempi per motivi chiaramente di tempo, se guardate la prima riga, quindi punto 1, il Green Deal europeo. La prima riga ci dice che la comunicazione generale concernente il Green Deal, quindi uno che voglia avere un quadro chiaro di cos'è il Green Deal, sebbene di sintesi, quarto trimestre 2019 è uscita la comunicazione, mi pare che sia la 640, vado un po' a memoria. Poi legge europea sul clima, altro grande diciamo, campo di battaglia per i diversi stati europei. Questa è uscita il 4 marzo, lo ricordiamo a memoria perché per noi è una cosa molto importante, infatti primo trimestre. Quindi voi vedete che, senza andare troppo avanti nella descrizione della slide, per ogni area voi avete nuove iniziative, in cosa consisterà. E soprattutto avrete anche sulla destra delle iniziative che non sono ancora state lanciate. Prendiamone una al punto 4, punto 5, scusate, decarbonizzazione dell'energia. Ci sarà, per esempio, strategia per l'integrazione settoriale intelligente, che è attesa, in realtà hanno scritto secondo trimestre, l'8 luglio, così come la strategia per l'idrogeno, qui non c'è, però lo ricordo, è attesa per l'8 luglio. Quindi è importante avere nel radar cosa dice il programma di lavoro della Commissione europea, per poter fare il passo successivo che poi vedremo tra qualche slide. Lo stesso vale per il settore del digitale. Io nella seconda slide, sempre di nuove iniziative, vi ho inserito, ecco, la strategia, vedete, per l'Europa prepararsi per l'era digitale, e dovrà essere adottata nel quarto trimestre. Piano d'azione per l'istruzione digitale, ma se noi guardiamo il punto 10, quindi la colonna a sinistra, abbiamo già due grandi, in realtà sono quattro comunicazioni, però qui ne portano solo due. Il libro bianco sull'intelligenza artificiale e la strategia in materia di dati, vedete, c'è scritto a destra adottata. Perché il 19 febbraio sono uscite queste quattro comunicazioni che ci fanno capire un po' dove vuole andare l'Unione Europea nel settore del digitale. E poi troverete altri elementi o iniziative di interesse, diciamo, regionale. Su questo un programma di lavoro chiudo con una terza slide che probabilmente posso commentare rapidamente, intanto avrete già compreso cosa è il programma di lavoro e soprattutto qual è la declinazione dalle grandi priorità al programma di lavoro specifico dell'anno su cui si deve intervenire, chiedendovi di leggere assieme a me il punto 14, perché è un punto molto rilevante, forse
Per le regioni, ecco, ora non tanto per il Ministero dello Sviluppo Economico, ma per le regioni anche il 18, l'Europa Sociale. Però se guardiamo il 14 c'è la strategia industriale, abbiamo la strategia per le PMI, queste sono state tutte adottate, come vedete, ci rimane un libro bianco sulle sovvenzioni estere da adottare, in realtà è uscito il 17 giugno. Ma quindi queste slide per farvi vedere un po' qual è lo strumento di lavoro di qualcuno che lavora nel settore degli affari europei? Allora io conosco le priorità, vedo cosa esce come programma di lavoro della Commissione, inizio a capire dove sto, cosa mi interessa, su cosa ho bisogno di agire, su cosa invece può essere un qualcosa di po' secondario, perché è evidente che così voi come noi non è possibile fare tutto. Per promuovere gli interessi regionali in ambito europeo, cosa bisogna fare? Veramente qui, ecco, qui questo fa parte di un mix tra dati oggettivi e la mia ricetta, come vi ho detto all'inizio. Da un lato è importante definire con chiarezza quali sono gli interessi regionali da promuovere a Bruxelles o in ambito europeo in generale. E qui, questo step che potrebbe sembrare scontato, vi posso assicurare che, e questo non solo vale a livello regionale, vale anche a livello nazionale, non sempre è così. Perché noi non possiamo attuare nessuna strategia di lobby o di influenza a livello europeo se non abbiamo chiaro dove vogliamo arrivare. Poi è evidente che ci si frappongono rispetto al nostro obiettivo una serie di problemi, una serie di inconvenienti, quindi un'iniziativa di influenza, un'iniziativa di lobby che parte, non è detto che arrivi dove è previsto che arrivi, però se noi non abbiamo predefinito l'interesse da promuovere, questo è molto difficile. Ecco, è difficile raggiungere l'obiettivo. Ecco perché nell'asterisco, a fondo slide, io ho detto che per definire chiaramente gli interessi regionali occorre instaurare un modello virtuoso. Probabilmente la legge, in questo caso, nel vostro caso la legge 10 del 2010, se non sbaglio il numero, è il luogo dove poter fare un lavoro che consenta che le scelte siano, derivino da veramente un dialogo virtuoso tra giunta, consiglio, uffici dell'amministrazione e stakeholder. E questo è un tema che ritornerà in una slide successiva. Quindi, punto 1, definire, ho definito per esempio gli interessi che voglio tutelare. Punto 2, e ci arriviamo tra qualche slide, ho bisogno di conoscere il processo decisionale europeo. Se non conosco quello, mi muovo chiaramente in modo un po' sperduto, posso fare, poi non so se posso fare danni, talvolta si possono anche fare danni. Però sicuramente non raggiungerò l'obiettivo se non conosco bene il processo decisionale europeo. Dopo che so questo, quindi queste sono le precondizioni, devo identificare una strategia di azione. E io ho degli esempi in successive slide di una strategia di azione specifica che è stata attuata e in parte ha raggiunto, quando io ero a Bruxelles, e in parte ha raggiunto gli obiettivi previsti. Quindi, identificarla, attuarla, poi come dicevo, dato che gli imprevisti sono dietro l'angolo, bisogna anche saper correggere in corsa questa strategia. Ma dicevamo, il processo decisionale, prima di tutto devo conoscere, ho bisogno di conoscere il processo decisionale, posso conoscerlo perché l'ho studiato, non è stato il mio caso. Io quando ho fatto l'università, giurisprudenza, l'esame di diritto delle comunità europee a suo tempo era un complementare, non l'ho messo. Nella mia, uno di quelli più lunghi, diciamo, solitamente non si sceglievano i complementari lunghi in università e quindi non l'ho messo, ho dovuto poi recuperare in corsa con mio stage al Parlamento europeo e con altre esperienze lavorative che mi hanno reso pronto quando poi sono arrivato a Bruxelles nel 2009 e come responsabile dell'ufficio della regione. E quindi il triangolo istituzionale è quasi un must, cioè noi abbiamo un soggetto che è la Commissione europea, poi ci sono delle altre slide di dettaglio, e qui perché lo chiamiamo triangolo? Perché noi siamo nel processo di codecisione. Quindi abbiamo due codecisori, Parlamento europeo e Consiglio dei Ministri. Ho voluto anche indicarvi, avete visto sui lati, non in funzione di codecisori chiaramente, ma di soggetti che intervengono in una fase della procedura di codecisione, il Comitato delle Regioni, che è acronimo, vedete l'acronimo CDR, e il Comitato Economico e Sociale Europeo, l'altro acronimo CESE. Quindi
Adesso andiamo un po' più nel dettaglio sul processo decisionale, però intanto questo, il triangolo, diciamo, è qualcosa veramente che qualcuno, chiunque, scusatemi, voglia intervenire nel processo decisionale europeo, che stia a Bruxelles, che stia a Roma, che stia in territorio, qualunque esso sia, deve conoscere, attentamente. Quindi, processo decisionale europeo, innanzitutto la Commissione. La Commissione, ora, io veramente sarò delle pillole di processo decisionale europeo. Qui vedete i commissari 2019-24, questa commissione che è ormai priva del rappresentante del Regno Unito, che ora è in fase transitoria, a fine anno uscirà definitivamente, 5 anni di mandato, quello che con la presidente Ursula von der Leyen, poi vedete accanto Timmermans con la barba bianca, il vicepresidente per il clima, dall'altro lato rispetto a Timmermans la Vestager, che ha un grossissimo portafoglio per quanto riguarda digitale, il mercato interno, la concorrenza, veramente tanto, e se riesco a identificare, così, alla destra di Timmermans c'è Dombrovskis, che è il terzo vicepresidente, l'economia che lavora per le persone, oltre che per l'Italia, Gentiloni, devo dire che alcuni visi mi sono noti, non li conosco tutti evidentemente. Non potrei, diciamo, non riconoscere il secondo da destra, Breton, perché è un commissario che ha un portafoglio importantissimo per il ministero che io, in questo, diciamo, per cui lavoro in questi mesi, perché è tutta la parte della politica spaziale, mercato interno, politica industriale e via dicendo. Però, come vedete, ci sono un po' di facce nuove rispetto alla precedente commissione, così com'era prevedibile. Ma al di là di questo, quello che a noi interessa è che la Commissione è l'unica, questo è molto importante e anche molto limitante, come ho già detto, è l'unico soggetto che ha il potere di iniziativa nell'Unione Europea. Mentre noi siamo abituati in un qualunque organo elettivo, che sia nazionale o regionale, che un parlamentare, per esempio, può presentare in Italia un disegno di legge, qui invece abbiamo soltanto il potere di iniziativa alla Commissione Europea. E come ho già detto, è uno dei temi su cui si sta lavorando. Bisognerà capire se in futuro si potrà modificare il trattato per arrivare a questo obiettivo. Questo però è importante perché non è soltanto un argomento diciamo, da commento del processo decisionale europeo, è un elemento importante per chi deve agire a livello europeo sul tema che noi oggi ci stiamo ponendo. Perché se io non posso andare da un europarlamentare a chiedergli di presentare un'iniziativa legislativa su un tema che mi interessa, significa che dovrò agire sulla Commissione, il che è molto molto più complesso. E questo vedremo perché. La Commissione è la guardiana dei trattati e quindi quella che è colei che fa partire le procedure di infrazione dopo le classiche tappe che sono previste all'articolo 258 e 260 del trattato. È una struttura amministrativa vastissima, attorno ai 40.000 dipendenti, e si avvale di agenzie esecutive, agenzie decentrate. Sapete che in Italia c'è l'EFSA a Parma, poi ora non penso che sia il caso di soffermarsi troppo su questo perché altrimenti il tempo scorre via. Abbiamo quindi l'iniziativa legislativa nel triangolo, la punta in alto del triangolo, quindi del processo di codecisione e in ogni caso in tutte le procedure legislative dell'Unione Europea, la Commissione presenta tramite di regola comunicazione la proposta di regolamento, la proposta di direttiva o una semplice comunicazione quando le iniziative sono cosiddette non legislative, quindi non portano poi a un atto con valenza giuridica. Parlamento Europeo, per mantenere l'equilibrio, io ho inserito a sinistra la foto dell'esterno a Bruxelles, e a destra la foto dell'interno a Strasburgo. Il Parlamento forse è uno degli organi un po' più amati perché è eletto e quindi sembra essere più vicino al territorio. E ha avuto un consistente rafforzamento col Trattato di Lisbona perché è stato aumentato il numero delle procedure di codecisione. E soprattutto, come l'ho inserito sia nel titolo che nel quarto bullet, è un'istituzione che sempre si dimostra più ambiziosa, in termini per esempio di budget, dotazione globale del budget dell'UE, in termini di riforma della struttura proprio dell'Unione Europea, in tantissimi ambiti. Potrei farvi esempi di ambizione, molto spesso deve fare i conti con la realtà. Io ho scritto tra ambizione e realtà perché
non sempre dipende da loro. Per esempio, se noi facciamo un caso concreto, il quadro finanziario pluriennale, la Commissione propone che il volume totale del quadro finanziario pluriennale sia l'1,1% del reddito nazionale lordo europeo. Il Parlamento ha detto no, ci vogliono più risorse per attuare quelle politiche. Arriviamo fino all'1,3% del reddito nazionale lordo. È chiaro che, come vedremo dopo, c'è cioè nell'ultimo bullet qui, il Parlamento però ha un ruolo minore nelle procedure decisionali speciali. Non è solo questa, ce ne sono altre, in cui, diciamo, per esempio, per completare l'esempio che vi stavo facendo, il Parlamento può dire solo sì o no, non ha potere di emendamento. E quindi poi il grosso rimane della decisione, ancora una volta, quando parlavamo di ruolo, procedure decisionali che vanno verso l'intergovernamentalismo, un ruolo importante del Consiglio. Quindi ambizione sì, molto spesso che deve confrontarsi con una realtà, in alcune volte per il Parlamento, un po' amara. E quindi veniamo al Consiglio, che è l'altro codecisore, quindi sono codecisori quando c'è la procedura di codecisione. Però in alcune procedure non sono codecisori, la Commissione propone, il Consiglio decide, il Parlamento può dare un parere, o in alcuni casi solo un sì o un no. Questo è anche indicato nel trattato, io ho indicato nella precedente slide quali sono gli articoli del TUE, Trattato sull'Unione Europea, e poi c'è il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che possono essere utili per leggere più nel dettaglio questi elementi. Quindi vedete il Consiglio dei Ministri, qui nella foto a sinistra c'è questo stabile che si chiama l'uovo, si può anche vedere questa specie di uovo interno, in realtà poi sono gli uffici, questo qui fanno tutti i nuovi anche i consigli, e sulla destra il precedente, anche se in funzione ancora, che è il palazzo qui accanto, e poi una sala del quinto o settimo piano dove si fanno le riunioni del Consiglio, proprio una sala di riunione del Consiglio dell'UE. Ma per arrivare a quello che è il Consiglio, a mio avviso, anche qui la domanda è forse un po' retorica, vero motore dell'azione dell'Unione. Quindi qui forse è opportuno che io ritorni sulla distinzione, probabilmente molti di voi già conosceranno, della distinzione tra Consiglio dei Ministri dell'UE e Consiglio europeo. E Consigli dei Ministri, a cui sono dedicati i primi bullet, abbiamo un rappresentante per ogni Stato membro. Prima di arrivare al Consiglio in cui c'è il Ministro, ci sono dei gruppi. Vi faccio un esempio concreto, vale per tantissimi ministeri, in linea di massima la struttura è sempre quella. Prima di arrivare al Consiglio competitività, in cui siede il Ministro dello Sviluppo Economico, alcune volte il Ministro per le politiche europee, poi vi dirò perché, diciamo, il file del programma di lavoro della Commissione è passato in gruppo, quindi un esperto tecnico della rappresentanza permanente o del Ministero ha dialogato con i suoi omologhi tecnici del dossier. Quando il dossier è abbastanza pronto, è passato poi in Coreper. Coreper, che è il comitato dei rappresentanti permanenti. Quindi abbiamo Coreper 1 o Coreper 2. Il Coreper 1 è quello in cui siedono gli ambasciatori, i rappresentanti permanenti aggiunti, sono tutte le materie che possono interessare una regione. Il Coreper 2 è quello in cui siedono gli ambasciatori e sono le materie tendenzialmente dei rapporti tra UE ed esterno, con l'attenzione che la politica di coesione va in Coreper 2. Quindi è evidente che una sede regionale di Bruxelles conoscerà molto bene il rappresentante permanente aggiunto e un po' meno il rappresentante permanente, perché i file che sono di proprio interesse, agricoltura, trasporti, politica industriale, digitale, via dicendo, passano tutti in Coreper 1. Quando il file è ancora, diciamo, validato anche dai rappresentanti permanenti, va in consiglio, ci sono di regola tre o quattro consigli, sulla base di un calendario è appena arrivato quello della presidenza tedesca, sapete che da oggi fino a fine anno la presidenza a turno dell'Unione Europea è tedesca. Ci sono i prossimi, saranno a settembre i prossimi consigli. C'è il consiglio, quindi in questa filiera un'iniziativa arriva a definire la posizione del consiglio. Allo stesso modo ha fatto il Parlamento tramite le commissioni, poi la plenaria. Lì abbiamo che i due codecisori hanno definito la loro posizione. Io ora non avevo tempo, perché le slide chiaramente sono in numero limitato, vi partono i triloghi.
Cioè ci si mette d'accordo tra Commissione, Parlamento e Consiglio per definire poi l'atto che deriva dalla codecisione. Qui, come vi ho scritto, poteri più vasti nelle procedure legislative speciali, ha avuto un rafforzamento progressivo, almeno questo è quello che si nota ancora di più se poi pensiamo al semestre europeo, da cui oramai dipende tutto questo ciclo di governance, che prima era solo macroeconomica, oramai non è più solo macroeconomica. Per fare un esempio, le risorse di Next Generation EU saranno legate al semestre europeo. E questo già dice tanto di come queste importantissime risorse per l'Italia dovranno però poi essere indirizzate. Mentre se poi arriviamo al Consiglio europeo, ecco, qui il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di governo, a seconda della ripartizione dei poteri in ogni singola Costituzione. Per noi ci va il Presidente del Consiglio, si riunisce di regola 4 volte l'anno, ora stanno facendo delle videoconferenze. Non ho compreso se in luglio sia un consiglio in presenza oppure in videoconferenza. In ogni caso, il ruolo del Consiglio europeo è dare l'impulso all'azione della Commissione. Quindi ci sono le cosiddette conclusioni del Consiglio europeo che indicano la strada, i grandi orientamenti politici all'azione dell'UE, oltre che le grandi scelte, quadro finanziario, a quanto chiudiamo, come ripartiamo i soldi, quali sono le prossime risorse proprie. E via dicendo. Ora, oltre che il quadro finanziario, anche il Next Generation EU. Per venire anche a temi di importanza regionale, poi tornerà il ruolo del CDR, io ho voluto inserire un'altra slide sui due, sono due istituzioni che però non sono codecisori, ma esprimono dei pareri, obbligatori in alcune materie, ma mai vincolanti. E sono i rappresentanti delle regioni, dei comuni e delle province. Per quando parliamo di regioni, oramai da un po' di anni, quantomeno in Italia, dobbiamo distinguere tra assemblee e giunte, perché ci sono sia le assemblee sia le giunte nel Comitato delle Regioni. E poi abbiamo il Comitato Economico e Sociale, quindi i rappresentanti, lì sono 3 gruppi, datori di lavoro, lavoratori o sindacati e terzo settore. Sperando di non aver sbagliato, ho fatto l'altro giorno una ricerca sui rappresentanti della Sicilia. Non della regione intesa come regione istituzione, ma della regione intesa come territorio, nel Comitato delle Regioni, che è composto per l'Italia da 24 membri titolari e 24 supplenti. E ho visto, sperando che non ci siano state diciamo, modifiche last minute, che come titolari c'è il Presidente della Regione e poi c'è Enzo Bianco, che penso che in questo momento sia un consigliere comunale, un sindaco, non sono certissimo. Chiaramente noi Bianco lo conosciamo perché è stato lungamente presidente anche della delegazione italiana e forse lo è ancora. Io sono andato via da Bruxelles da 14 mesi, quindi gli ultimi latest development li ho persi. Mentre sono certo che in una delle ultime mie occasioni a Bruxelles ho visto l'assessore Arnau, che come vedete qui è un supplente. Quando manca un titolare, poi ci sono i meccanismi di delega. Quindi pareri obbligatori ma non vincolanti. Sapere questo è importante per quello che noi ci accingiamo a dire tra un pochino. Bene, quindi andiamo un po' a un caso concreto che si è fatto. Quindi io, per illustrarvi come una regione può intervenire nella fase ascendente, prima prendo un caso pratico e poi andiamo a ricostruire metodologicamente il tutto. Il caso di studio è un caso che io ho vissuto, su cui mi sono impegnato molto e che per altri motivi poi mi trovo a seguire un po' meno, ma ancora a seguire perché è legato al quadro finanziario, anche al Ministero. Il tema è alla fine del 2016, come vedete la prossima slide, avevamo dei problemi molto seri sulla politica di coesione futura, quindi sulla politica di coesione, fondi strutturali 2021-27. Ora, non è oggi il momento di andare a fare le sottigliezze, però vi inviterei sempre a fare una grande distinzione tra la politica di coesione e i fondi strutturali. Sono due cose evidentemente collegate, ma la politica di coesione è l'articolo 174 e 75 del trattato. I fondi sono il braccio armato della politica. Poi, se ci saranno altre occasioni in futuro, potremo approfondire la distinzione. Era una distinzione essenziale per difendere la politica di coesione.
Quindi, come eravamo messi alla fine del 2016, quindi io parlo qui di uffici di Bruxelles, di tutte le regioni o molte regioni europee e anche alcune città, perché per esempio nel nord Europa le città sono più importanti delle regioni e quindi lì sono più nei paesi scandinavi, le città hanno un grande ruolo. E devo dire, oramai anche nel sud, nel centro, nell'est Europa, le grandi città sono molto rilevanti. Quindi, avevamo delle criticità importanti. Perché si stava attendendo nel 2017 e poi in realtà è uscita nel 2018 la proposta di budget pluriennale. Le criticità erano che da un lato mancavano, o sarebbero mancati ogni anno 14 miliardi, 12, 14 miliardi di introito nel bilancio europeo. Quindi diciamo un budget di una dotazione X nel 2014-20 già sapeva di non poter più contare, dato che la Gran Bretagna usciva, su 12-14 miliardi annui. In più c'è la necessità di trovare risorse aggiuntive per le nuove priorità di azione. Migrazioni, ricordate in quel periodo, ancora oggi però sembra un po' scemata l'esigenza, ma in ogni caso migrazioni, sicurezza delle frontiere, cambiamento climatico, digitale, quindi altre risorse necessarie. Quindi un budget un po' sotto pressione. E poi una storica critica. In alcuni casi assolutamente infondata, in altri casi da ridimensionare alla politica di coesione, in cui si dice sempre che si perdono delle risorse, in realtà non si perdono, al massimo c'è qualche decommitment che va in altri programmi. Insomma, in realtà grandi perdite di risorse non ci sono mai state, sono state tolte da un programma per metterlo su un altro, ma sempre nazionale. Però c'erano comunque i paesi del nord dell'Europa, in particolare, che storicamente criticano la gestione della politica di coesione, il che coincideva, se voi pensate al programma 2014-20, e vi situate alla fine del 2016, era un po' l'inizio della programmazione. Quindi loro dicevano, caspita, non avete speso niente, adesso volete anche i soldi. Lo dicevano a tutte le regioni europee, non a quelle del sud italiano. Ridotta progressione della spesa, ma era evidente che fosse ridotto, il programma era partito da pochissimo, però sapete poi. Come in un foro, no? I due avvocati si contendono, cioè nella contesa ci mettono di tutto. Poi c'era questa grande diatriba o contrapposizione di vedute che ascoltate ancora oggi nei giornali, possiamo chiamare beneficiari netti contro contributori netti, quindi i paesi che contribuiscono di più al bilancio europeo rispetto a quanto ricevono e viceversa. Insomma, se ne abbiamo beneficiari netti saranno sicuramente i paesi di Visegrad, est dell'Europa, contributori netti, peraltro c'è anche l'Italia. Ora potremmo, diciamo, farlo evolvere questa diatriba tra frugali, se ne parla tanto, e cosiddetti amici di un budget ambizioso. Ma ciò detto, il nostro problema era che si vociferava che o la politica di coesione sarebbe stata del tutto eliminata, oppure avrebbe ricevuto i fondi strutturali una riduzione di circa il 30%. E per voi, Sicilia, come noi, io in quel momento lavoravo per la Regione Puglia, avere una riduzione del 30%, peraltro in questo momento lineare, diciamo del 30%, significava tanto perché evidentemente non era possibile, diciamo, immaginare uno scenario di questo tipo. E quindi quello che era essenziale era identificare una strategia di azione. Poi, se già quelle erano le voci, poi successivamente, poco dopo, quindi qui siamo al 1 marzo 2017, esce il libro bianco sul futuro dell'UE, in cui noi sullo scenario 4 leggiamo che, lo potete leggere voi stessi, forse tra gli scenari sul futuro dell'Unione Europea, se gli Stati avessero scelto lo scenario 4, forse lo sviluppo regionale poteva essere visto come, vedete al secondo rigo, una politica portatrice di un valore aggiunto più limitato o incapace di rispettare le promesse. E poi il libro bianco identificava alcuni settori, tra cui lo sviluppo regionale. Quindi questo è qualcosa di veramente problematico. Allora, da qui la strategia di azione. Una strategia che ha interessato tantissime regioni e quindi, vedete, A, B, C e D. Da prima si è avviata un'azione collettiva di tutte le regioni europee, ora non essenzialmente tutte, ma una buona parte, in cui sono stati identificati, c'è una prossima slide,
su questo. Chi potevano essere gli alleati da contattare e chi potevano essere invece dei soggetti che remavano contro. Poi sono stati redatti dei position paper, che uno degli strumenti con cui si agisce, e così entriamo un po' nel vivo di quello che è stato detto anche, il position paper serve per agire prima che la Commissione europea sia pronta con l'iniziativa legislativa. Quindi, ancora prima dell'iniziativa legislativa, col position paper si cerca di influenzare. Per esempio, ricordo molto importante una dichiarazione congiunta di tante regioni, coordinata dalla Bassa Austria, un parere rilevante del Comitato delle Regioni con un relatore tedesco, Schneider, e poi un manifesto, ricordo qui anche la Puglia firmò, ma ci sono tantissime firme, Alleanza per la Coesione. Quindi iniziative tendenti a far capire alla Commissione e anche ad altri soggetti che le regioni erano presenti, rivendicavano determinate posizioni, difendevano la politica di coesione. È chiaro che però le regioni non sono tutte uguali. Alcune regioni hanno esigenze differenti dalle altre. Ecco perché, tra il punto D e la slide successiva, io vi farò vedere, insomma, poi come definito un documento unico, un'iniziativa unica per tutte le regioni, in cui si cercava di dire sì, ok, difendiamo la politica di coesione, deve esistere e deve esistere per tutti. Però poi le esigenze differenti di singole categorie di regioni, di singoli stati, ha portato nel tempo a definire documenti un po' più settoriali, che andavano quindi a tutelare posizioni proprie solo di alcune regioni. Un ottimo documento, secondo me, è stato quello di tutte le regioni italiane assieme, difendevano una cosa, le regioni francesi e tedesche da parte loro difendevano altro, i paesi di Visegrad tirarono fuori anche lì un ottimo position paper. Dimostrando per esempio che le risorse che arrivavano a loro poi finivano in parte anche nei paesi circostanti, tra cui Germania, Italia, Austria e via dicendo. Quindi, perché questa filiazione in iniziative singole dopo quella iniziale? Perché, come vedete, se guardiamo le regioni che un tempo si chiamavano convergenza, poi obiettivo 1 o meno sviluppate, sono quelle in rosso nella cartina, quelle in blu chiaro sono quelle in transizione, poi quelle in blu scuro sono quelle più sviluppate. Diciamo che le regioni essenzialmente le meno sviluppate tendevano a dire attenzione che la politica di coesione deve servire a fare riduzione dei divari territoriali. Le altre dicevano attenzione che per esempio le regioni olandesi o le regioni svedesi o anche la stessa Bassa Austria tendevano a dire attenzione che la politica di coesione non deve fare solo riduzione dei divari territoriali, ma deve essere un contributo allo sviluppo economico in generale. Quindi, diciamo, a nostro avviso, deviando un po' da quello che è l'articolo 174 del trattato, che è l'articolo su cui la politica di coesione si basa. Ognuno tirava acqua al suo mulino, perché chiaramente c'erano delle spinte che tendevano anche a parlare di quella che si chiama la modernizzazione della politica di coesione, ma che va oltre alla nostra tematica di oggi, anche perché vedo che il tempo scorre abbastanza inesorabile. E quindi, ok, c'è definizione dell'interesse, fatta la strategia, con chi l'attuiamo? Con chi l'attuiamo è questa slide che è a video. Chiaramente si poteva sicuramente contare su contatti costanti con la Commissione europea, il gabinetto del commissario, poi ci arriveremo, funzionari, perché? Perché, colonna di destra, la Commissione di Giregio in particolare, non tutta la Commissione, è chiaramente interessata a difendere la politica di cui lei è responsabile. Il commissario alla politica regionale che si siede in collegio dei commissari deve difendere la sua politica, deve dire che va bene e quindi sarà interessata a difenderla anche in futuro. Sicuramente il Parlamento europeo e in particolare la Commissione Politiche Regionali, acronimo REGI, composta da una serie di parlamentari eletti sui territori, chiaramente sarà sensibile e lo è stato moltissimo, anche una serie di emendamenti mirati a tutelare la politica di coesione. Ecco perché ho scritto qui in grassetto, è importante, tornerà anche dopo, è importante contattare, conoscere, dialogare con gli europarlamentari della regione. E vi dico io, per esperienza personale, che i colori politici a Bruxelles sfumano. Deve proprio capitare un europarlamentare super polemico, ma i colori politici non esistono a Bruxelles, specialmente su dossier che sono di importanza per il territorio.
Io ho lavorato con tutti gli europarlamentari della, particolare della mia regione, ma anche di altre regioni, indipendentemente dal colore politico del presidente che io rappresentavo o dei partiti che loro rappresentavano. Ci sono dossier in cui c'è più una, diciamo, fedeltà al gruppo politico europeo e dossier invece in cui il territorio conta e quindi l'europarlamentare, indipendentemente dalle sue affiliazioni politiche, difenderà il territorio. Questo è molto importante. Il caso della politica di coesione è uno di questi, evidentemente. Poi, Comitato delle Regioni, è bene seguire anche l'attività e magari parlare, influenzare, dialogare con i membri, innanzitutto quelli regionali della propria regione, del Comitato, perché lì, noi per esempio, come ho detto, io ero quindi assistente di un membro del Comitato delle Regioni, supplente, noi qualche emendamento l'abbiamo portato agli europarlamentari, l'abbiamo portato al Comitato delle Regioni, abbiamo cercato di farli approvare. Quindi questo è un altro canale. Poi vedo che qualcuno sta scrivendo giustamente che la Sicilia è membro della CRPM, ci sono anche altre reti. La CRPM è una rete molto forte, la Sicilia ha sempre avuto un ruolo rilevante in questa rete, e quindi anche lì, perché no, con gruppi di regioni fare un position paper. E poi ci sono quelli da cui, tra virgolette, un po' guardarsi. E chi erano i nostri, chi è chi remava contro? Sicuramente i contributori netti, in particolare i frugali, però quelli, diciamo, Olanda più 4, Olanda più 3, dipende se poi la Germania noi la voglia, perché la Germania un po' sta con i frugali, un po' no, come si vede anche recentemente, è più sul no e più diciamo con gli altri in questo momento, però chiedono un volume globale del quadro finanziario pluriennale storicamente inferiore all'1% del reddito nazionale lordo. Con i frugali c'era anche a suo tempo la Gran Bretagna ora non c'è più. Quindi chi vuole un budget più ridotto chiaramente tirerà per una riduzione delle voci. E le grandi voci del budget europeo sono circa il 30% l'agricoltura, compreso il primo pilastro, e circa il 30% la politica di coesione. Quindi se tu devi ridurre un budget, lo riduci dalle grandi voci chiaramente. Un altro potenziale, diciamo, soggetto che remava contro, a nostro avviso, è la DG ECFIN, quindi Affari Economici e Finanziari, che spingeva per un rafforzamento del legame tra semestre europeo e politica di coesione, che è un tema che prenderebbe una lezione in te, o un confronto, perché io non immagino che questa sia una lezione, ma in ogni caso un tema complessissimo, ancora assolutamente attuale, che però dobbiamo purtroppo, dato il tempo, dare per scontato in questo momento. Alla fine, io vi ho detto che io ho terminato in aprile, c'era scritto prima, il 2019, la mia distacco a Bruxelles, sono venuto a Roma, ora sono a Roma, faccio più o meno le stesse cose per un altro, diciamo, committente, se mi passate il termine, mi occupo di cose simili, ma non più della politica di coesione, che come ministero sapete essere incardinata nel Ministero per il Sud. Quindi in questo caso il ministro Provenzano e poi chiaramente nelle regioni. Però, diciamo, l'azione iniziata nel 2016, il 2 maggio 2018, quando io ero ancora lì, ha un primo risultato parziale positivo in cui la Commissione innanzitutto ci mette la politica di coesione nel nuovo quadro come proposta. La dotazione finanziaria è leggermente 7-8% in meno quella proposta rispetto all'attuale periodo. Quindi non il 30% che si pensava, e soprattutto ora, vabbè, questa è novità del 27 maggio di quest'anno, vi invito ad analizzarlo, nel Next Generation EU c'è un rafforzamento importante della politica di coesione, che è il React EU, un nuovo programma che va a rafforzare la politica di coesione. Tutte le regioni ne beneficiano, e quindi però se è vero che ancora nella proposta molti punti rimanevano a nostro avviso da correggere, negoziato in corso, ma l'obiettivo primario di difendere la politica e di evitare un taglio del 30% era stato raggiunto. Per chi vuole approfondire, come vedete qui ho fatto un errore molto evidente perché la comunicazione corretta è comunicazione 2018 del 321. Questa è del 2 maggio 2018. Poi modificata il 27 maggio 2020. Avrei dovuto specificarvi un po' meglio la cosa, anche perché io alla prima lettura non mi ero capito da solo. Quindi in questo caso tenete presente che la proposta di cui parlavo è 2018, 2 maggio 321, poi modificata recentemente, proprio per quel che vi dicevo, con il React EU il 27 maggio.
Quindi dal caso pratico noi adesso dobbiamo passare alla metodologia, cioè rimettere un po', riannodare i fili, rimettere un po' in fila i pezzi. Allora, quel caso lì era della politica di coesione, era gestito essenzialmente da Bruxelles. Però se noi andiamo su un qualunque caso, io voglio portare un interesse regionale, come voi avete scritto, in tema di agenda digitale. Voglio portare a Bruxelles un interesse regionale in tema di Green Deal. Cosa significa poi portare un interesse regionale? Posso voler promuovere un mio distretto, una filiera, un ente di ricerca, delle politiche regionali. Di regola funziona così: vado presso la Commissione, promuovo le mie politiche, in cambio, tra virgolette, loro mi indicheranno un po' quali sono le grandi linee su cui la regione si può tracciare. Questa è una cosa che funziona sempre. Però quindi, diciamo in generale, quali sono gli strumenti che una regione ha a disposizione per entrare in modo incisivo nel processo decisionale europeo? Uno vi è stato già presentato, la legge 234, e quindi io non perderei tempo a restare su questo. Sono sei, almeno io ne ho trovati almeno sei. Alla legge regionale, alla legge 234 c'è poi in abbinamento la legge regionale 10 del 2010. Canale formale, formativa qualificata, vi danno 30 giorni, dovete rispondere. Ricordatevi che lì state intervenendo sul canale consiglio, perché voi la risposta la date e quella che arriva è utile a influenzare il lavoro del governo, quindi nell'ambito consiglio. Però siccome c'è la codecisione come procedura, l'altro lato del triangolo è il Parlamento europeo, quindi noi non possiamo dimenticarci, se vogliamo intervenire su un'iniziativa legislativa qualunque, sul Parlamento europeo, dobbiamo per forza intervenire sul Parlamento europeo. E come si fa? La sede di Bruxelles, o dalla sede centrale, un po' più difficile, ma si può fare, occorre conoscere gli assistenti parlamentari e le procedure, e quindi proporre eventualmente un emendamento, comunque dialogare con gli europarlamentari del territorio e anche non del territorio, magari che stanno in una commissione X. Poi ci sono i pareri del CDR. È vero che non sono vincolanti, ma sono in alcuni casi obbligatori. Non sempre, diciamo, intervenire sul CDR fa garantisce grandi risultati, però io dico che è bene farlo, perché nella mia esperienza di assistente di membri del CDR, alcune volte è stato possibile modificare o dare l'input poi al Parlamento europeo, in particolare, un po' anche al Consiglio, su cosa potesse essere modificato della proposta della Commissione. Poi abbiamo, qualcuno aveva scritto della CRPM, abbiamo i canali informali, le reti europee, quelle tematiche. Possono tirare fuori dei position paper. La sede regionale di Bruxelles si può relazionare con tutta una serie di soggetti, già detti prima, gli europarlamentari, il CDR, ma io l'ho scritto qui in rosso, anche la rappresentanza permanente italiana presso l'UE. Questo è molto importante. C'è una slide successiva che spero avremo il tempo di vedere, che insomma, dice come relazionarsi anche con la rappresentanza. La rappresentanza rappresenta il governo, ma è molto rilevante. La sede regionale di Roma ha un ruolo molto importante, perché si può relazionare con la conferenza delle regioni, ma io suggerirei anche, per la mia esperienza nei ministeri, di fare un giro nei vari ministeri, su alcuni temi rilevanti, perché poi i ministeri preparano la posizione del ministro in consiglio. Cioè il mio messaggio, le consultazioni pubbliche se volete, il mio messaggio è che bisogna intervenire su tutti e due i lati del processo di codecisione, del famoso triangolo, e se possibile anche su chi sta accanto. E se il CESE è un po' più difficile, almeno il Comitato delle Regioni, dato che le regioni, la vostra regione ha dei membri, perché no? Questo è molto utile. Cioè, è solo un'azione avvolgente che può aver senso per far, diciamo, aumentare il grado di possibilità di successo di un'iniziativa a livello europeo. Salterei la, diciamo, citazione del buon Richelieu, e io arrivo qui perché è anche molto importante. Se ho pochi minuti mi concentro sull'essenziale. Voi dovete sapere, era un po' anche evidente, non è che lo dico io per la prima volta, che la negoziazione in Europa è l'essenza del tutto. Sono 27 stati, un procedimento complesso, ci sono gli stakeholder, anche, diciamo, i soggetti non istituzionali, le grandi aziende, le piccole aziende, le associazioni, il terzo settore. Quindi è importante che le regioni identificate le loro priorità intervengano, ove possibile, con moderazione. Non si può fare tutto, ma da un lato
se possibile, già nella fase precedente all'iniziativa legislativa, position paper, come nel caso che vi ho illustrato della politica di coesione. Poi, dopo che la proposta legislativa esce, abbiamo l'intervento sul Consiglio, legge 234, magari perché no, col Ministero competente o col DPE, Dipartimento per le Politiche Europee, ma anche col Parlamento, importantissimo. Non dialogare, interagire col Parlamento vi fa perdere, questa è la prospettiva di chi ha lavorato 9 anni con la Regione, il canale prioritario. Secondo me, questa è un po' la mia ricetta, il canale prioritario sono gli europarlamentari. Il canale formale che non va lasciato da parte è il Consiglio, la legge 234. Ma gli europarlamentari con un attimo, un emendamento, possono sistemare tante cose perché che poi ci mettereste invece tantissimo tempo invece a influenzare il Consiglio. E poi il Comitato delle Regioni. Poi c'è la parte della comitologia che va un po' fuori forse dal nostro incontro odierno, anche lì le regole tecniche, abbiamo tutta una serie di... quello che in Italia sono i DPR, insomma, i DPR, i decreti ministeriali, quindi gli atti amministrativi che attuano la normativa, anche lì si negozia in comitologia e poi potete negoziare in fase discendente, ma questo è tema del prossimo incontro. Quindi io immagino che siano rimaste soltanto, a parte sono rimasti solo 2 minuti, sono rimaste tre o quattro slide, ma io quello su cui vorrei soffermare è la mind map, poi fermatemi quando non ho più tempo, cioè se io devo agire a livello europeo, che cosa faccio? Per esempio nel settore dell'economia digitale o qualunque essa sia, mi devo creare una mind map, devo sapere il gabinetto del commissario X, in questo caso la Vestager, che fa il digitale. C'è un italiano? Sì o no? Se non c'è un italiano, chi può essere il mio contatto? Poi, nella direzione generale competente per materia, la DG Connect, per esempio, qual è l'organizzazione? Ora qui è difficile chiaramente vederlo, io lo so bene, ma devo conoscere l'organizational chart. Mi trovo l'italiano, mi trovo l'unità che mi interessa. Gli europarlamentari che sono su quel dossier, chi sono? E in rappresentanza permanente, chi è il consigliere coordinatore e l'attaché che si occupa di economia digitale? Se ho scelto l'economia digitale, se avrò scelto un'altra tematica, sarà un'altra persona. E poi il membro del Comitato delle Regioni, la rete tematica. Quindi questa è ancora una declinazione ancora più evidente di cosa poi un soggetto deve fare nel momento in cui conosce la teoria, ha deciso su cosa vuole intervenire, conosce il processo decisionale. Ha definito anche una strategia di azione, ma poi si deve mettere ad attuarla, tenendo presente che questa mind map è poi molto utile per i contatti regolari che una sede di Bruxelles sicuramente ha e che per avere anche informazioni in anticipo. Il resto io immagino che siano dei temi che abbiamo già trattato e quindi, vedete, ora siamo arrivati veramente alla fine. Questa è l'ultima slide, è la to-do list, un po' per voi, no? Quindi per riassumere, bisogna da un lato instaurare un processo virtuoso insieme alla Regione per definire che cosa vogliamo fare, le priorità di azione. Poi, conoscendo il processo decisionale europeo e monitorandolo, definire gli interessi regionali, identificare i canali più opportuni e poi la strategia va sempre adattata. E soprattutto siate sempre consapevoli che c'è un'area insita in qualunque azione di influenza, non solo in ambito europeo, anche in ambito nazionale. Però avere una conoscenza di cosa possiamo fare, secondo me, è poi il viatico migliore per provare a raggiungere, i risultati più efficaci.